Adesso invece parliamo di un altro, di un'altra storia, una storia di attività e lavoro contro lo spopolamento dell'Appennino. Una storia che abbiamo conosciuto noi di Icaro grazie a un servizio che abbiamo realizzato nel raccontare la Via degli Dei, un bel percorso insomma di trekking che attraversa l'Appennino bolognese e lì in un paesino dal nome anche un po' particolare, Madonna dei Fornelli, abbiamo conosciuto la cooperativa Foglia Tonda, cooperativa che nasce mettendo insieme tante anime, tante persone per creare un luogo d'incontro ma anche un luogo in cui trovare sia beni di prima necessità sia informazioni per chi decide di camminare, insomma per tenere vivo un Appennino che altrimenti rischia di spopolarsi. A raccontarci cosa fa la cooperativa, come è nata e quali sono i suoi obiettivi è Liliana Medici, una delle soci fondatrici di Foglia Tonda. Sentiamo. L'Emporio è stato aperto quasi un anno e mezzo fa, direi, e con l'idea che fosse un luogo dove le aziende, la gente che vive qui, gli abitanti, i turisti potessero avere un luogo di ritrovo, ma anche un luogo che raccogliesse, raccontasse quello che è il territorio, sia dal punto di vista turistico ma anche un punto di incontro per chi vive qui e che durante l'inverno diventa più difficile incontrarsi all'esterno, perché insomma quando stai in Appennino di solito stai fuori molto volentieri, ma quando fa freddo cominci, e sibila il vento cominci ad avere qualche problema. Siamo una cooperativa, allora è nata da pochi membri all'inizio, in realtà oggi siamo in quasi in 40 e quando abbiamo iniziato a fare un po' di promozione territoriale, chiaramente sparsa, con una sede in una sala comunale, a un certo punto c'era la necessità, si è sentita la necessità di espandersi, perché per dare più risalto e più importanza e più possibilità anche alle persone di avere un luogo dove raccontarsi. Il problema dell'Appennino è che è tanto sparso, si fa fatica a comunicare, si fa fatica anche a raggiungersi, per cui avere un luogo dove tutto questo potesse essere canalizzato e comunicato ai vari pellegrini piuttosto che i turisti che passano da qui, ma anche quelli che vengono banalmente a mangiare dei funghi, che spesso succede, e raccontare tutto questo in una volta sola poteva essere un buon canale di promozione turistica, che è quello di cui ci occupiamo prevalentemente. Cerchiamo di fare un po' i funamboli, direi così. Ognuno di noi ha la propria attività e quindi cerchiamo in una giornata di metterci dentro un po' di tutto. Cioè io sono qui fissa delle ore al pomeriggio, però faccio anche la guida ambientale, faccio anche l'artista, quindi cerco di, in una giornata, di metterci dentro tutto. C'è chi ha un'attività ristorativa, però è anche qui e mi dà una mano magari per organizzare degli eventi. C'è il presidente, che anche lui è studente piuttosto che cameriere, quindi cerca anche lui di... Quindi diciamo che in una giornata cerchiamo di dedicare del tempo in un'apertura per dare una continuità di servizio, però cerchiamo anche di mandare avanti le nostre attività, quindi è impegnativo ma ce la possiamo fare. Le aziende che vengono qui che vogliono vendere i loro prodotti sono fatte da persone che fanno agricoltura, si occupano, quindi l'agricoltura è un mestierone, non potrebbero mai stare qui, non potrebbero mai aprire un negozio e garantire un'apertura perenne, per cui anche per questo esiste questo negozio, no? Ci sono persone che fanno e ci sono persone di tutte le età, giustamente, perché comunque ci sono persone che stanno cercando anche di tramandare alle nuove generazioni un mestiere, e quindi anche in questo si cerca di agevolarlo. Dal punto di vista gastronomico abbiamo un'azienda che ci fornisce delle farine, delle ottime farine biologiche e legumi, quindi farina di ceci piuttosto che di farro, e poi abbiamo le lenticchie, tutta questa sezione qui, anche la pasta, e poi abbiamo la birra artigianale Castagne, fatta da un birrificio dell'Alto Reno.
Poi abbiamo del miele, ovviamente, di diverse aziende, questo è un prodotto che va abbastanza. Poi abbiamo diverse confetture. E poi ci muoviamo verso l'artigianato, quindi abbiamo dei bastoni fatti a mano bellissimi, abbiamo delle calamite disegnate su pezzi di legno piuttosto che su sassi, poi abbiamo tutto il merchandising, chiaramente, che visto che noi siamo comunque il fulcro dei due cammini, siamo il crocevia dei due cammini, della via Mater Dei e della via degli Dei, tutto quello che è merchandising. E poi un aiuto ai signori camminatori ci vuole, quindi abbiamo il nostro reparto per l'escursionista che viene qui un po' disperata alla ricerca della mantella piuttosto che dello scarpone nuovo perché gli si è rotto durante la via. Quindi il lavoro che si fa per mantenerlo è molto di più rispetto al rientro ad oggi. È chiaro che abbiamo bisogno ancora di tempo, abbiamo bisogno anche di essere ancora più conosciuti, di abbracciare ancora un po' di più, un po' più fornitori, insomma abbiamo bisogno ancora di rodarci ancora di più. Però sì, si può fare, chiaramente c'è bisogno di un certo tipo di resilienza, questo è fondamentale, c'è bisogno di molto amore per il territorio e per quello che si fa, perché in realtà molti di noi alla fine lavorano quasi 20 ore alla fine della giornata per tenere insieme il tutto, però alla fine quello che vogliamo fare è rimanere sul territorio, se non facciamo così non tornano i conti, purtroppo, quindi questo è.